Si è concluso ieri il Festival Scambio Culturale tra Sicilia e Romania, dove per 2 giorni Corso Umberto si è tinto con i colori della bandiera rumena, dove si sono esibiti cantanti rumeni e italiani, con l'esposizione dei costumi tradizionali e assaggi di piatti. Un momento gioioso e di festa per tutta la comunità rumena presente a Caltanissetta, dove hanno portato con tanto onore i loro usi e costumi della terra natia. Evento patrocinato dal comune di Caltanissetta, la Proloco, l'ASIR, Associazione Sociale Culturale Migranti Rumeni e il Consolato Rumeno. Presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia, dove hanno presentato i loro libri Il dono di un talento e Le mie ricette del territorio nisseno. Io ho fatto questo libro perché giustamente rispecchia la nostra città e ho dedicato tutte queste ricette alla mia città. Tra l'altro io sono 65 anni che faccio questa attività. E mi sono preoccupato perché Caltanissetta non aveva nessun testo gastronomico e ho dovuto creare questo libro che rispecchia il nostro territorio parlando esclusivamente anche delle erbe spontanee che noi abbiamo qua, ricordo i figli amari una volta, e quindi questo libro rispecchia le tradizioni. Naturalmente con le tradizioni c'è anche l'innovazione e un cuoco deve anche sapere valutare le pietanze di una volta, trasformandolo anche con le nuove tendenze che ci sono ora. Questo evento è organizzato con il sostegno del governo rumeno e con il patrocinio del comune di Caltanissetta, che vorrei ringraziare al comune di Caltanissetta per questa accoglienza alla comunità rumena qui a Caltanissetta e per questa collaborazione che abbiamo iniziato 4 anni fa, ma per la pandemia non abbiamo organizzato la seconda edizione e adesso subito dopo la pandemia abbiamo organizzato la seconda edizione del Festival Scambio Culturale a Caltanissetta. Sono un cantante folkloristico rumeno, mi trovo qui a Caltanissetta perché è stato organizzato un festival, un cambio di cultura, Romania e Sicilia, un posto meraviglioso, la gente molto, molto calorosa, speriamo che sarà così bello fino alla fine.